Peppe Cesare, una partita che eravate riusciti in qualche modo a riacciuffarla, poi è arrivato quel gol che vi ha di fatto tagliato le gambe. Sì, è stato un colpo a freddo, l'avevamo pareggiata, praticamente mancavo due minuti e purtroppo quando giochi con le squadre tipo Benzizza che hanno stessi valori, entrambi puntano a qualcosa di importante, escono partite come queste, bellissime. Onore a loro che hanno vinto, noi purtroppo abbiamo perso, però io farei complimenti a tutta la nostra squadra, anche a loro. Abbiamo giocato benissimo, come non ci succedeva da diverse partite. E la sconfitta è solo un piccolo incidente di percorso, anche se non è la prima che perdiamo, però va bene così, la prestazione ci conforta. Ecco, l'hai detto tu, uscita fuori una partita molto molto bella, questo è segno di un segnale di grande ripresa da parte della vostra squadra, nonostante il risultato non sia a vostro favore. Sì, infatti lo ribadisco, noi durante la settimana ci alleniamo in 16, in 17, a volte anche in 18 persone, e a 6 giornate dalla fine, quando ci sono squadre che si allenano in 5, in 6 e stanno più avanti, noi comunque giochiamo tutte le partite per vincere, può capitare di perdere, abbiamo giocato contro una signora squadra che ci ha messo in difficoltà, onore a loro che hanno vinto, lo dico ancora una volta, e purtroppo abbiamo perso, ma ci tengo ancora a fare un applauso al mister, alla squadra, a tutti i ragazzi che ogni sabato, lunedì, martedì, giovedì si allenano a 100 all'ora, però il calcio è fatto pure di questo. Mister, alla fine l'impressione è che la partita dovesse finire con la vittoria del Benzizza, perché siete riusciti insomma a riacciuffare la partita, poi tempo di mettere il pallone al centro e nuovamente il gol vi ha davvero spezzato le gambe. Allora, noi eravamo convinti di fare una buona prestazione, siamo riusciti a tenere fino alla fine, io sono contento perché i ragazzi hanno ancora prova di maturità, non hanno mollato mai, certo si può migliorare sempre perché la partita forse andava chiusa prima, però loro sono ancora una bella squadra, merita forse più dei punti che ha. Noi continuiamo a lavorare giornata per giornata, sono molto contento perché finalmente siamo riusciti noi a risolvere la partita alla fine, non ci riesce quasi mai, invece questa è una bella soddisfazione. Ecco, si può dire che viene premiata in qualche modo la reazione da parte della vostra squadra, perché dopo aver preso il gol nel primo tempo una grande reazione vi ha portato a ribaltare il risultato, poi non appena preso il pari subito un'altra bella reazione per il gol del vantaggio. No, io devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi, loro meritano tutto questo, tutti questi risultati, sono 11 partite che non perdiamo. Io non posso fare altro che fare i complimenti a loro perché in ogni situazione rispondono alla grande, anche oggi sono riusciti a fare quello che dovevano, io devo solo fare un plauso a loro veramente perché io rispetto a questo ho pochi meriti, loro stanno facendo veramente grandi cose. Allora complimenti. Grazie, complimenti a loro.